Buonasera a tutti, fatemi controllare se sta andando tutto. Mi sembra di sì. Ditemi se sente, così parto perché non si sa mai rispetto ai collegamenti, visto che li imposto da solo. Allora. Buona serata a tutti. L'aggiornamento di stasera è ovviamente per commentare insieme la nuova ordinanza regionale che introduce delle nuove regole, delle nuove limitazioni rispetto al territorio dell'Emilia-Romagna e quindi del nostro comune. Prima di tutto, ieri è arrivato un alert system, siamo tornati ad usare questo canale per telefonare direttamente ai cittadini. Chi non l'avesse ricevuto, che è online adesso, ricordo che per riceverlo sul cellulare serve registrarsi sul sito del comune indicando di voler ricevere il messaggio. Diversamente, chi arriva sul telefono fisso è all'interno degli elenchi che ci viene fornito dal Ministero delle Telecomunicazioni. Quindi l'invito è sempre per registrarsi come col cellulare, così si viene raggiunti ovunque. E soprattutto perché l'alert system serve in questo caso per il tema del virus, ma può servire in caso di calamità naturali, di come dire, avvertimenti legati alle scuole, quindi è importante registrarsi. Allora, dicevo, nell'alert system di ieri abbiamo anticipato che sarebbero uscite le ulteriori restrizioni e anche abbiamo parlato degli aiuti economici che come comune abbiamo stanziato per settori merceologici che sono quelli stati più colpiti, quindi il settore del commercio, il settore della cultura, dello sport e delle palestre. Quindi trovate, sono 5 milioni di euro, quindi è stato uno sforzo non banale dal punto di vista dell'amministrazione. Abbiamo ovviamente dovuto togliere, fare delle scelte, ma questo era il momento, secondo noi, per fare delle scelte coraggiose anche in termini di cifre. Trovate tutte le informazioni legate a come accedere e per tenervi aggiornati sul sito del Comune di Parma per capire le categorie merceologiche e l'ambito di impatto. Di fatto vogliamo incidere sulla Tari, sulla seconda rata della Tari, di una riduzione di quella può essere complessivamente di un 40%. Anche qui alcuni ci hanno scritto, cerco di anticipare alcune domande che magari usciranno dopo, però allora come mai sono uscite le durate della Tari? Noi abbiamo comunque degli obblighi di legge, si è spostata la seconda rata, la rata che di solito era giugno, a settembre e quindi ne sono arrivate due in fila, ma la necessità era legislativa perché comunque va chiuso entro l'anno quello che sono i calcoli legati alla TAR. Quindi lo sgravio va su quello, anche se sono già uscite le fatture, proprio perché sono due misure completamente scollegate. Una è una necessità di legge legata proprio alla tariffa, l'altra è uno sgravio fiscale che si vuole incidere su quello per comunque dare un sollievo economico. Comunque trovate tutte le informazioni sul sito del Comune di Parma e continueremo nei prossimi giorni a informare proprio per cercare di arrivare a tutti, anche tramite le associazioni di categoria. Tavolo di confronto. Ieri abbiamo iniziato un tavolo di confronto con i sindaci capoluogo della Regione Emilia-Romagna, con i presidenti delle province, col presidente Bonaccini, proprio per cercare di limare, di avere un impatto dal punto di vista della riduzione come dire, del numero dei contagi, cercare di ridurre il numero dei contagi, di abbassare la curva dei positivi che ci preoccupa sicuramente, e dall'altra parte anche cercare di non danneggiare troppo, comunque di avere una misura che cerchi di contemperare sempre le esigenze di necessità di spostamento, di lavoro, ma soprattutto della salute e che quindi di non caricare troppo i nostri ospedali. Il nostro ospedale che regge meglio, diciamo, il nostro territorio in termini di
percentuale di contagiati e di carico su quello che è il nostro ospedale regge bene, i numeri escono tutti i giorni, non vorrei soffermarmi su quelli, ma oggi siamo intorno ai 18 di persone in terapia intensiva e intorno a più di 150, intorno ai 150 tra quelli ricoverati, poi questi numeri cambiano giorno per giorno con anche dei guariti e delle nuove persone che vengono ricoverate, ma ripeto, non è quel numero. Ci sono stati purtroppo due ulteriori decessi nel nostro comune, sei complessivamente nella provincia. Ovviamente siamo ben lontani dai numeri di inizio pandemia, ma sono questi i numeri che vogliamo tenere sotto controllo, al di là dei positivi, del numero di tamponi e di altro. Quindi questi numeri escono tutti i giorni dalla regione, quindi ognuno li può vedere in autonomia. Ma, dicevo, sulla base, insomma, dell'andamento epidemiologico, si è ritenuto insieme al Presidente di introdurre delle nuove limitazioni. Questo per evitare cosa? No? Perché uno avrebbe potuto dire siamo in zona gialla, andavano già bene o erano già sufficienti le limitazioni presenti. Ma invece è proprio per provare a evitare di andare in zone che hanno limitazioni ben peggiori e trasversali, quindi di entrare in zona arancione e in zona rossa. Per fare questo, le tre regioni si sono accordate per prendere delle misure simili, cioè le tre regioni del nord collegate, quindi Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, proprio per evitare di passare soglia, hanno voluto autolimitarsi per provare a invertire la tendenza, tenendo conto, ad esempio, che sulla regione Emilia-Romagna già comunque il fattore RT, che è il fattore insomma, di contagi, di quante persone ne contagiano altre. Eravamo a 1,63 due settimane fa, eravamo a 1,57 la settimana scorsa, siamo a 1,4 oggi. Quindi la tendenza, si è sempre detto, bisogna essere sotto l'1, cioè che una persona sia in grado di contagiarne solo un'altra o anche meno, perché abbiamo avuto anche tassi di contagio minori, ma questi numeri ci fanno dire che le limitazioni introdotte dal governo hanno funzionato bene e quindi confidiamo che ulteriori limitazioni che ha introdotto la Regione Emilia-Romagna, che adesso andremo a scorrere, possano dare un esito ancora come dire, positivo. Allora, la prima, diciamo, limitazione, o meglio chiarimento, che non è più un'esortazione, ma è proprio un obbligo, è quello di avere la mascherina obbligatoria ovunque quando si è fuori casa. Oggi la norma faceva delle piccole differenze rispetto al fatto del se si è in un luogo decentrato, se si è da soli o altro. La nuova ordinanza prevede che sia salvo insomma, incappare in sanzioni di vario genere, che la mascherina sia obbligatoria sempre, in ogni caso, salvo se si sta facendo attività sportiva in termini di jogging, diciamo di corsa, o se si hanno delle particolari patologie, particolari necessità nei bambini molto piccoli, ma in generale per tutti è necessario avere sempre la mascherina e nelle occasioni in cui ovviamente si è diciamo al bar si sta mangiando o altro o si sta fumando, di abbassarla solo per il tempo necessario a espletare una funzione che insomma renda necessario introdurre qualcosa no, in bocca. Diversamente, quindi se si rimane anche al tavolo del bar, risollevarla quando si sta parlando con le persone che sono insieme a noi. Quindi questo è molto importante. Qualcuno fa le domande, mascherina anche se si è da soli. Ovviamente non in casa, non in macchina dove si è realmente da soli o con i propri familiari, ma oggi la norma dice da soli anche all'aperto, ma questo non perché se si è in mezzo alla campagna e si ha la mascherina si tutela qualcuno, ma per ridurre come dire, per ridurre i momenti di indecisione o per ridurre le indeterminazioni nella norma, per evitare le contestazioni dove si dice sì, vabbè, ma ero da solo, sì, vabbè, ma ero. Quindi si cerca di chiarire, mascherina sempre, quando si è all'aperto, fuori casa. Complessi commerciali, medie e grandi strutture di vendita chiusi in festivi e prefestivi, per capire sabato e domenica. Quindi questo vale per le grandi superfici di vendita, che può essere non solo il centro commerciale, ma i grandi marchi, senza volerne citare nessuno, citandone alcuni, uno potrebbe dire l'IKEA, il Decathlon o altri marchi,
chiusi il sabato e la domenica, fondamentalmente, festivi e prefestivi, eccetto farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole. Quindi anche qui stiamo valutando un elenco puntuale di attività che potranno rimanere aperte all'interno dei centri commerciali, delle grandi strutture di vendita, proprio per evitare anche la confusione dettata dalla norma un po' troppo, come dire, vaga della settimana scorsa rispetto alle nostre gallerie commerciali, che non volevamo sicuramente danneggiare, ma la norma, insomma, visto che la direzione della norma era chiara, cioè evitare assembramenti, anche se era scritta non in modo così cristallino, che l'abbiamo voluta chiudere. Stop alle attività di vendita nei festivi, quindi la domenica, eccetto la ristorazione, le farmacie, le parafarmacie, i generi alimentari, le tabaccherie, l'edicola, è tutto chiuso, tutte le tipologie di altri negozi, quindi il negozio di vestiti, o altri tipi di negozi, il negozio di tecnologia, sono chiusi. Allora adesso leggiamo i commenti, fatemi commentare, un attimo sorridere, perché dobbiamo anche cercare di prenderla un po' così, tra chi scrive si sente male e chi scrive non urlare, quindi adesso non riesco a trovare una giusta gradazione, cercherò di tenere un tono medio, ecco, diciamo. Quindi, alla domenica tutti i negozi chiusi. Poi, durante la settimana, nei negozi alimentari o anche negli altri, però in generale per i negozi alimentari, un solo componente per famiglia, cioè si va a fare la spesa da soli, come avveniva durante il lockdown. Alcuni mi hanno già scritto, già chiesto, forse leggendo l'ordinanza, ma almeno in macchina possiamo andarci in due e poi entra solo uno. Ovviamente sì, perché la norma prevede, non prevede limitazioni di spostamento di persone all'interno di questi spostamenti, quindi vale quello che è la norma generale nazionale, però anche qui se si rimane in macchina, se il componente nucleo familiare non succede niente e chi esce dire, a fare la spesa è solamente uno dei due. Anche qui la logica è quella di limitare gli assembramenti, quindi se ci va solo una persona a famiglia all'interno del supermercato, vuol dire che ci sono meno persone, vuol dire che si affolla meno. La regola va sempre in questa direzione. Quando abbiamo dei dubbi, cerchiamo di attenerci a questo principio: ridurre le interazioni, la distanza e quindi il numero di persone che si affollano. Poi, stop ai mercati comunali settimanali, o meglio, qua la norma va letta più attentamente. Quindi i mercati fermi se non ci sono dei piani comunali che prevedono regole specifiche di sicurezza, cioè qui si torna a quello che erano le norme post-lockdown, quindi maggio-giugno, in cui i mercati erano contingentati, cioè c'erano le transenne o le fascette a seconda del tipo di mercato, c'era un controllo all'accesso e in uscita per far sì che solamente un certo numero di persone possa entrare all'interno della zona mercatale. Visto che la norma è uscita oggi, stiamo cercando di organizzarci per evitare di danneggiare, come dire, le persone che lavorano nei mercati, ma anche per garantire la sicurezza. Quindi, purtroppo oggi è giovedì, domani è già venerdì, il mercato è sabato, cercheremo di capire se potremo già garantire questo sabato, bisogna passare al prossimo mercoledì, ma stiamo lavorando per fare in modo di non fermare i mercati. Sono altresì vietati, ma questo è più un tema di chi dà le autorizzazioni, quindi il comune, sagre ed eventi che direi erano già state abolite da tanto tempo, ma adesso c'è una norma specifica che le vieta nel caso in cui qualcuno le stesse mandando avanti. Allora, una signora vedendo scorrere mi ha detto: sono incinta, posso essere aiutata nell'uscire o nel fare, penso, la spesa. Adesso sto andando su per cercare la frase che non trovo più, quindi la norma più nello specifico, ovviamente, spiega che in caso di assistenza sia possibile avere un accompagnatore, quindi il caso, come dire, questo è sicuramente uno di quei casi, però mi verrebbe da dire che la signora può non andare lei al supermercato, ma può mandarci direttamente il marito in modo che sia da solo invece di andarci in due. Quindi suggerisco sempre le attività non
necessarie specificatamente da fare in due, di farli da soli. Qui consiglio, allora, la regione ha fatto un vademecum, diciamo, sintetico, che è comunque utile da vedere, da condividere, che pubblicherò anch'io, ma per chi avesse dubbi invito a leggere l'ordinanza, che entra molto più nello specifico del vademecum e anche di possibili cose che potrei adesso io saltare o non leggere nello specifico, e è scritto in modo molto chiaro e toglie qualsiasi tipo di dubbio. Ad esempio, adesso mi stanno riscrivendo: sabato i negozi sono aperti, sì, in centro storico, ma no, nei centri commerciali, salvo le categorie che ho già detto. Quindi vanno, come dire, analizzate nello specifico. Se no dovrei ripeterle 10 volte, ma vedrete che le scriveremo in modo chiaro. Poi, consumazione di alimenti e bevande vietate in aree pubbliche, cioè, o aperte al pubblico, cioè dalle 15 alle 18, quindi in tutti i giorni della settimana, per evitare, come stanno scrivendo alcuni, l'effetto aperitivo anticipato, e immagini che tutti abbiamo visto della nostra città e non solo, dalle 15 alle 18, le 18 comunque l'orario di chiusura che rimane. C'è un'ulteriore limitazione, che è quella di consumare solamente seduti al tavolo e solamente con le distanze previste dalle norme di legge, e questo vale per gli esercenti, che è quello che stanno già facendo, quindi su questo non vedo problemi. Quindi dalle 15 alle 18 solamente consumazione, solo seduti. E quindi consumazione vietata in area pubblica, aperta al pubblico, vuol dire che, per fare esempi specifici della nostra città, non posso fermarmi a bere seduto in Piazzale della Pace, piuttosto che seduto in Cittadella, né a bere né a mangiare. Quindi io posso consumare solamente all'interno dei bar, all'interno dei ristoranti, in queste modalità e in queste situazioni. Quindi anche questo è molto importante. Allora, poi, attività sportive motorie in aree verdi periferiche, non nei centri storici e non in aree affollate, cioè si può continuare a fare attività all'aria aperta. Quindi, consigliato, di fatto il tema è andare nei parchi, andare nelle zone che hanno meno affollamento, non fare la corsetta all'interno, come dire, dei vicoli del centro storico. Questo per quale motivo? Perché è evidente che le strade, la larghezza delle strade nei nostri borghi è stretta, difficile pensare di avere un distanziamento adeguato tra le persone che stanno magari andando nei negozi, le persone che sono in giro a passeggiare, stanno tornando a casa, e chi corre. Quindi, visto che la corsa è possibile farla senza mascherina, è evidente che correndo, come dire, si respira, non dico affannosamente, magari un allenato meno, ma diciamo che si produce tanta espulsione di particelle. La logica è farla in ambienti sufficientemente aperti che garantiscano in ogni caso le distanze. Quindi specificheremo meglio, anche se è specificato molto bene la norma, non in centro storico vuol dire questo. Quindi probabilmente specificheremo comunque al di fuori, diciamo, della perimetrazione storica delle porte della città: barriera Garibaldi, barriera Repubblica, barriera Bixio, barriera Piazzale Santa Croce. Quindi, giusto per capire, questa è la tematica. Ultimo punto è stop alle lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie, cioè rimangono aperte le palestre nelle modalità che abbiamo già consentito, specificato, che tutte le società sportive sanno, per quanto riguarda le attività di livello nazionale, che sono quelle che oggi sono consentite, ma all'interno, quindi durante la scuola, quindi l'educazione fisica nelle palestre della scuola, come vengono fatte nella palestra della scuola le altre attività, ma all'interno dell'orario scolastico, educazione fisica, canto, strumenti a fiato, quindi tutte quelle attività che ovviamente cantando si emettono possibili particelle, strumenti a fiato, si soffia, si emettono possibili particelle. Quindi il tema è, in questi casi non sarà, queste attività sono sospese proprio per evitare ulteriori possibili contagi. Quindi questo era un po' l'elenco sintetico, ripeto,
usare e consultare anche quello più dettagliato. Qualcuno mi chiede per chi deve andare all'ospedale, la struttura visite, cosa deve fare? I motivi, gli spostamenti per motivi di salute, ancorché gli spostamenti non sono vietati, ma gli spostamenti per motivi di salute sono sempre comunque consentiti, lo sono sempre stati, quindi per andare a una visita non c'è nessun tipo di problema. Anche qui, se non si ha necessità di assistenza o di essere accompagnati e ci si andava in compagnia, giusto per andarci in compagnia, il consiglio è di andarci da soli in modo da non riempire, insomma, non affollare gli ospedali e gli ambulatori. Allora, quindi penso di aver risposto più o meno a tutto. Ovviamente ci sono tanti dettagli e possibili domande a cui cercheremo di rispondere specificandoli durante la settimana, perché le domande sono tante e molto specifiche. Stavo cercando di scorrerle per vedere. Ad esempio, una domanda che è una domanda, diciamo, molto legata anche al periodo del lockdown, quindi se si può andare a fare la spesa in un altro paese di provincia per fare la spesa, la risposta al momento è sì, ma rimane il buon senso della norma se c'è necessità. Cioè, dubito che una persona che sta a Parma non trovi tutto quello che serve in un negozio a Parma, magari diverso per un paese di provincia, dove non trova nel suo comune il prodotto specifico. Però non è detto che debba arrivare fino a Parma per prendere questo tipo di prodotto, proprio perché, come dire, da Monchio a Parma ci sono in mezzo una serie di comuni che immagino abbiano, insomma, negozi che possono vendere il prodotto specifico. Se ci fosse solo a Parma, può venire a Parma, ovvio che in caso di controllo deve saper specificare molto bene la motivazione dello spostamento e la necessità di quel particolare prodotto. Lo dico perché anche durante il lockdown alcune delle risposte, che poi sono state sanzionate, le persone erano: no, ma la carne l'ho sempre comprata nel tal negozio e quindi voglio andare nel tal negozio. Questa non è una giustificazione sufficiente. Ci deve essere un prodotto specifico, ecco, alimentare o non alimentare, per cui ci si sposta. Altra una domanda che ci hanno fatto non adesso, ma può essere interessante, cioè, visto che al 22 c'è il coprifuoco, posso portare fuori il cane dopo le 22? Da un consulto anche con la prefettura, che poi è incaricata attraverso le pattuglie della questura, insomma, il coordinamento di fare i controlli e le sanzioni. Anche qui la risposta è stata sì, perché comunque è un bisogno specifico, quello in questo caso, come dire, dell'animale, però anche del padrone dell'animale, perché è evidente che è un problema, non è che lo può tenere fino alla mattina, quindi è possibile anche qui nelle pertinenze di casa propria. Cioè, se uno che abita a Barriera Repubblica viene trovato a San Pancrazio col cane, viene multato, giusto per capirci, perché deve rimanere nelle pertinenze di casa propria, perché deve essere una necessità specifica da fare nel più breve tempo possibile. Quindi anche qui c'è ovviamente questo tipo di possibilità che va utilizzata nel modo più proprio. Stavo guardando se ci sono altre domande, se no direi che possiamo chiuderla qui. Ma qualcuno chiede a quando il vaccino? Beh, questo non è purtroppo nella nostra disponibilità e visibilità, perché non ci viene detto, cioè nel senso, non sono sicuramente i sindaci che sono in possesso di queste informazioni. Abbiamo tutti visto annunci a livello mondiale e anche europeo di vaccini che sono in procinto di uscire. Non è detto, alcuni hanno delle, come dire, complicazioni sia di mantenimento, cioè alcuni di questi vaccini devono essere mantenuti a meno 80 gradi sotto zero, giusto per capirci, meno 80 per conservarli. Capite che è un problema poi la conservazione, la distribuzione, la somministrazione. Quindi anche da quando saranno disponibili, comunque c'è una necessità di organizzazione per la somministrazione. Quindi non facciamo facili illusioni, abbiamo questa prospettiva che sicuramente arriverà, ma nel frattempo dobbiamo mantenere,
come dire, le distanze, le possibilità, tutto quello che è nel nostro, come dire, nel nostro compito di, come dire, di tutelare la nostra salute, quella degli altri e quindi essere disciplinati. Da quando andrà in vigore l'ordinanza? Da domani, quindi da domani tutte queste norme dovranno essere rispettate. Quindi oggi queste erano le informazioni da dare. Ovviamente io l'invito che continuo a fare alle famiglie e ai ragazzi è quella, perché soprattutto i ragazzi sono i più indisciplinati, è evidente, dal punto di vista dell'indossare la mascherina, del distanziamento, e quindi io faccio comunque appello ai genitori rispetto a questo tipo di controlli, anche della quantità di ore che si sta in giro, perché è evidente che se io sto fuori tutto il pomeriggio ho più possibilità di terminare assembramenti, e quindi è molto importante il controllo in questa fase, il controllo, il confronto, il parlare in casa di questa problematica per cercare di sensibilizzare, soprattutto rispetto ad esempio alle fasce più deboli, il fatto che non si possono visitare, non si possono, non in senso di divieto, ma in senso di buon senso, visitare i propri nonni, i propri parenti anziani, proprio per evitare i rischi di contagio e che siano contagiati, che quindi possono avere gravi problemi di salute. Queste, secondo me, sono quelle discussioni da fare in casa per rendere consapevoli tutti che è importante rispettare le norme, rispettare come dire, le limitazioni che vengono avanti. Allora, direi che ho detto un po' meno tutto, le risposte si stanno susseguendo, sono quelle anche di chi è arrivato dopo, quindi potrete riguardarvi tutto il video, ma soprattutto faremo delle informazioni come comune anche sulla mia pagina Facebook, schematiche per cercare di rappresentare un po' tutte le domande che sono uscite. Io vi ringrazio, domani sera probabilmente seguirà un alert system, quindi una telefonata a casa per dare l'informazione per chi non usa Facebook, per chi magari non legge il giornale, non si tiene necessariamente informato, per cercare di informare in modo puntuale, e quindi l'invito nuovamente a quello di iscriversi all'Alert System per non perdersi informazioni di questo tipo, comunque di carattere di urgenza. Io vi ringrazio e vi rimando alla prossima diretta.